Konnichiwa, ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi parliamo, era attesissimo, lo attendevo da tantissimo, l'ordine dall'America non arrivava mai, ma ecco finalmente Maniac in 4K. Dalla Blue Underground, questa edizione contiene solo il disco 4K e il Blu-ray degli extra, non c'è la versione 1080p. La vecchia edizione, che è già uscita in cofanetto con Blu-ray, Blu-ray degli extra e colonna sonora, come un altro di Fulci che andremo a recensire appena lo vedremo. Maniac, inizio anni 80, William Lustig, un film che ha fatto scalpore all'uscita nei cinema, parla di un psicopatico che per una cosa mentale contro la madre, e si capisce poi nel film perché, lui uccide le donne. Però Joe Spinelli, se non avete mai visto Maniac, guardatelo, perché Joe Spinelli è veramente bravo. Io questo film l'avevo visto tanti anni fa, ero molto in trippa con gli effetti speciali di Tom Savini e cercavo film splatter con dei brutti effetti, e mi ero ordinato dall'America il DVD Anchor Bay masterizzato THX, sempre di Maniac, col DTSS. Avevo la cassa dietro, volevo sentire in DTSS e non l'avevo capito come oggi. Allora, tanti anni fa, c'è questo DVD a cosa? 20 anni? Del 2001, questo DVD a 19 anni, non mi aveva colpito come adesso. Adesso, riguardandolo con calma, con gli occhi di un quasi quarantenne, ho capito molte più cose sul personaggio. Cioè, allora ricordo che mi aveva quasi annoiato, insomma, tra un'uccisione e l'altra non succedeva niente. Ma non è quello il senso del film. Il film è lui che è fuori di testa, ha dei seri problemi mentali legati alla madre e per quello uccide e sevizia le donne. Splatter, ha i suoi momenti splatter, come la famosissima esplosione della testa, è stupendo, da Tom Savini, che ha anche portato problemi alla troupe, perché Tom Savini ha sparato a New York con un fucile contro, perché era Tom Savini che interpretava quella parte, contro la faccia del pupazzo a sua immagine e somiglianza a New York. E a New York non puoi sparare con armi vere, a meno che tu non sia un poliziotto. Qualcuno ha sentito gli spari e gli hanno fatto la denuncia perché durante il film non potevano sparare colpi veri e lui ha sparato un colpo vero dal fucile. Non a salve con esplosione o altri effetti speciali, ha sparato davvero al pupazzo e gli hanno portato problemi. Comunque, veramente un piccolo cult, non posso dirvi che è un blockbuster, lo guarderete, vi terrà incollati dall'inizio alla fine, perché è un film molto molto particolare, di cui io ho visto anche il remake interpretato da Elijah Wood, sì, Frodo, così uno lo capisce subito, e non era niente male neanche quello. Più moderno, però diciamo che qui si odora la New York di Taxi Driver, e sono ancora quei film in cui quando passa in mezzo a New York ci sono i cinema porno, ci sono i negozi con le riviste Osè, e quella, la monnezza per strada, e quell'atmosfera marcia anni 80 che viene riproposta perfettamente nell'edizione 4K, disponibile HDR10 e Dolby Vision. Ma se l'avete ordinato, se lo volete vedere, se non l'avete mai visto, sappiate che andrete a vedere un film tratto da 16 mm, il restauro è stato fatto sul negativo originale 16 mm, infatti non ci sono spuntinature, la pellicola è perfetta, non ha bruciature di pellicola o altro, è perfetta, ma avrete grana a secchi fine, a volte un po' più grossa, ma a secchi come se piovesse. E non solo la grana, la resa visiva è molto feeling sporco. Il micro dettaglio si nota un po' sulla giacca di lui in certe scene, cioè quel micro dettaglio che dal Blu-ray normale dici ah ok, quello non l'avevo notato. Il pelo della sua giacca, il solito brillio degli occhi, io ce l'ho col brillio degli occhi, però è proprio il brillio degli occhi ogni tanto. Gli effetti speciali quando ci sono i primi piani, quando taglia lo scalpo delle donne. Però non posso dirvi che avrete una visione magnifica, no. Qui avete una produzione low cost, fatta alla buona, perché i mezzi erano alla buona, ed è quello il feeling che troverete. Troverete forse un esempio di come potrebbe essere Taxi Driver quando uscirà in 4K.
anche se Taxi Driver ha avuto una produzione un po' più altina, diciamo, come qualità e proprio come mezzi impiegati durante la lavorazione. Quindi la cosa più bella, diciamo, che io me lo ricordo dal DVD, perché io ho visto in DVD la versione 1080p, l'ho vista nei trailer restaurati del secondo disco, quello è un pochino di quello 1080p, della versione 1080p che ho potuto vedere, e da trailer a 4K, a parte i colori, non pensiate che cambi il mondo. La cosa che spunterà ancora di più in 4K è la grana. Preparatevi, le inquadrature molte sono sporche, lo styling visivo è quello molto sporco, però devo dire che in Dolby Vision l'HDR, ho visto qualche scena, si assesta lì, ma il Dolby Vision sul mio televisore, che non è un toppissimo di gamma, aiuta nel nero, nel contrasto. Il Dolby Vision aiuta veramente tanto il televisore, e il film quasi tutto fatto di notte, io zone grigie non ne ho quasi viste. Veramente un ottimo nero, bellissimi colori, veramente belli, però molto marcio come riprese, molto marcio, sapete cosa andate a vedere. Ci sono un paio di scene ambientate di giorno e lì ovviamente entra più luce nella pellicola, la pellicola 16 mm cattura qualcosa di più, c'è una scena al parco di lui che viene fotografato, questo pop del bambino che è sull'altalena, insomma vedete un pochino di più sull'asfalto, il dettaglio dell'asfalto al parco, qualcosina di più nelle scene di giorno c'è. Come quando lui risponde al telefono da una cabina telefonica, c'è lui di giorno, esce fuori dalla cabina telefonica, c'è l'azzurro del cielo, la città sullo sfondo, la macchina in primo piano, lui che parte con la macchina, lì risalta e dici, porca vacca, è 4K, wow, si vede, cioè è una bella immagine, poi subito dopo, tambi, tagliano le gambe, perché ovviamente dove manca la luce o le scene di notte, la grana aumenta proprio, ripeto, a secchiate in faccia di sabbia, e anche la definizione totale scende. Non ritroverete uno spettacolo, troverete quello che piace a me, la fotocopia del negativo della pellicola originale 16 mm. Cioè sapete che per adesso vederlo meglio di così, riproposto meglio di così, con pregi e difetti, non si può. I colori sono belli, la tonalità viola della sua stanza, ma anche il sangue è di un bellissimo rosso, bellissimo. La scena finale, non voglio spoilerare, c'è un lago di sangue, il sangue è meraviglioso, veramente schizza sprizzi fantasticamente. E quando vedrete una persona senza testa verso la fine, ma se avete visto il film sapete cosa dico, sappiate che quello era il manichino della mamma di Jason Voorhees, usata da Tom Savini in Venerdì 13. Quel manichino della persona senza testa che sprizza sangue verso la fine, proprio nella parte finale, è il busto della mamma di Jason Voorhees. Oh, fantastico, quando l'ho visto negli extra mi sono pisciato addosso. Oh mio Dio, fantastico. Ma ok, preparatevi per la visione. Sapete cosa andate a vedere? Un 16 mm marcio. Preparatevi. Però io gli darei voto 5 su 5 per come è stato riproposto in 4K. Meglio di così non si può vedere Maniac, non c'è possibilità alcuna. Non si può. L'audio qui è presentato anche in Dolby Atmos e c'è anche l'italiano in stereo 192 Dolby Surround, codificato in Dolby Surround e sottotitoli in italiano. Quindi se volete Maniac in 4K in italiano potete prenderlo, come anche era sul DVD vecchio, hanno sempre inserito l'italiano in stereo, i sottotitoli. No, qua mi sembra che non ci fossero i sottotitoli. Sì, infatti, non c'erano i sottotitoli, ma c'era il doppiaggio nel mio vecchio DVD. Il Blu-ray vecchio, sia restaurato nel 2018, sia quello del 2010, aveva il DTS HD Master Audio 7.1 e il remix nuovo hanno solo preso quell'audio lì e l'hanno espanso in Dolby Atmos. La cosa che la fa da padrone è la musica riempirà la stanza, veramente, la musica è veramente ottima, ma anche il restauro su una pellicola così vecchia, stereo, Dolby Stereo, hanno fatto veramente un bel lavoro. Il parlato è pulito, gli effetti sonori riposizionati, vecchi, sono veramente puliti. Non ritroverete un Atmos da film d'azione, ci sono forse in Atmos dei gabbiani nella scena iniziale in spiaggia, sentite qualcosa sopra, basta. Suoni della città, un po' di eco quando passeggia per la città,
forse, ma non sono cose distintive che sentirete molto. Però la musica è molto molto aperta e il suono è veramente veramente pulito. Sono stato veramente colpito dalla pulizia del restauro audio. E anche l'italiano, che è sempre quello vecchio, me lo sono risentito un pezzo anche in DVD, è sempre quello, è in stereo, doppiato bene. C'è qualche scena in inglese, qualche piccolo pezzettino in inglese con i sottotitoli, ma il film è doppiato in italiano, doppiaggio originale, ed è pure in Dolby Surround. Se mettete Dolby Surround vi espande solo la musica, effetti non ce ne sono, però se lo ascolterete in stereo, qualche macchina che passa a destra, cioè è basso il volume, è molto basso degli effetti stereofonici, a parte la voce, però qualcosa sentirete, la musica c'è, quindi buono, direi buono, assolutamente. Passiamo agli extra. Gli extra sono presenti sia nel Blu-ray 4K, ci sono i due commenti audio e qualche trailer, e poi nel secondo Blu-ray ci sono tutti gli extra usciti vecchi, tutti. Ci sono più extra della versione DVD che avevo io, il trailer del secondo film che non è mai stato fatto, che era un test footage sempre di William Lustig con Joe Spinelli, che voleva fare il 2 di Maniac, ma purtroppo poi è mancato e non l'hanno mai fatto. Dietro le quinte, due extra, le scene tagliate raccontate da William Lustig, scene tagliate dietro le quinte delle riprese del film, loro che cazzeggiano, ed è stato presentato per la prima volta nel vecchio Blu-ray Full HD, bellissimo, sono 20 minuti bellissimi. Poi anche William Lustig, che con la sua macchina ci accompagna per New York a trovare le location delle riprese, come era allora e come oggi. Dura un po' poco, 8 minuti, io ne avrei visto sicuramente anche il doppio, però veramente interessante. E poi tutti gli extra vecchi di Joe Spinelli Story, tutta la storia della vita, della carriera di Joe Spinelli, una parte dedicata interamente ai telegiornali d'epoca in cui parlavano dell'evento di Maniac al cinema, di come un film che odiava le donne eccetera eccetera, che è una cosa che si propone anche oggi, dato che oggi sta aumentando proprio di brutto il perbenismo e una persona matura, grande, non riesce a capire che è un film horror, un film violento, ma che se lo vuoi capire meglio è una persona con problemi mentali. Quindi tu guardi la storia di una persona con problemi mentali che uccide le donne. Se non lo vuoi vedere, stai a casa tua, non comprare il disco, non lo guardare. Ma il perbenismo, purtroppo, essere perbenisti va molto di moda oggi. Comunque tantissimi extra ne avrete da vedere, come anche il bellissimo extra in cui William Lustig va a casa dei creatori della canzone di Flashdance, sapete, he's a maniac, maniac, ma come la canto bene io, in cui Joe Spinelli diceva questa era la canzone che doveva essere usata per il nostro film. Allora lui va a intervistare loro, che avevano un'idea per Maniac ma non legata al film, e ne ricantano ancora un pezzettino basandosi sul vecchio testo di questo killer che non c'entra niente col film. Veramente interessante. Poi altra chicchetta, la macchina contenente il corpo con la testa scoppiata di Tom Savini. Se volete cercarla nel Hudson a New York, dopo che l'hanno usata la macchina, lui ha usato interiore a sangue per fare quella scena, avevano rinchiuso la macchina per 2 settimane durante la lavorazione, ok, la chiudiamo in garage, poi andiamo a ripulirla. Hanno detto che quando l'hanno riaperta nessuno ci poteva stare vicino a quella macchina, e hanno preso completamente la macchina e l'hanno buttata nell'Hudson a New York. Quindi dice Tom Savini nel dietro le quinte, se volete fare il sommozzatore e andare nell'Hudson, potete cercare la macchina che sicuramente è ancora laggiù con il manichino finto di Tom Savini all'interno della macchina. Boh, sono curiosità che a me fanno wow, fanno dire proprio wow. Maniac in 4K, Blue Underground, un disco straconsigliato, veramente straconsigliato. Peccato, manchi la versione 1080p, hanno fatto solo 2 dischi e attendo con ansia i prossimi 2 di Fulci che usciranno a fine agosto. Grandissima edizione, bellissima edizione, Audio Atmos veramente ottimo, ovviamente un film vecchio, come dicevo prima, la musica la fa da padrone, tantissimi extra veramente curiosi, e soprattutto il video, un restauro perfetto, una riproposizione perfetta del negativo originale di Maniac, marcio, proprio marcio, granuloso, sporco, New York, porno anni 80, quella è l'atmosfera con dei colori bellissimi d'epoca che verrà ripresentata qui. Ma per i cercatori di immagini alla, lo dico sempre, alla Gemini Man, questo non è il film per voi. Questa è una fotografia marcia, 16 mm, pellicola, insomma, prima di azionare play, informatevi su come è stato fatto un film. Brevemente, bastano 2, così vi preparate anche alla visione. Per tutti gli altri, come me, amanti della pellicola, del cinema in generale,
acquisto straconsigliato, compratelo immediatamente. Ci vediamo con Zombie prima o poi della Blue Underground, italiano anche lì dentro, e sayonara e bye bye.